La registrazione. Allora, iniziamo la live di oggi con il fitball, ring, mattoncino e bastone. Sistemato qui, però non viene la matassa. Così, no. Perfetto. Allora, andiamo direttamente in piedi con il pallone fitball per l'esattezza nelle mani. Da qui dobbiamo andare su e giù all'altezza delle spalle con le braccia su e giù. Le gambe sono strette, unite alle caviglie e su e giù, inspirando ed espirando, sollevando il peso del pallone all'altezza delle spalle. Inspiro ed espiro, su e giù. Cinque, quattro, tre, due, uno. Divarichiamo gambe e andiamo a destra e a sinistra, dondolando sulla punta del piede, da un lato all'altro. Se vado a destra, sollevo la punta del piede sinistro, se vado a sinistra, mi sollevo sulla punta del piede destro. Alterno, alterno. Riscaldo, mantengo indietro la testa e indietro il dorso. Inspiro ed espiro. 5, 4, 3, 2, 1. Andiamo basso, basso, senza toccare il pavimento. Le gambe sono distese a destra e a sinistra. A destra e a sinistra. Solleviamo il tacco. Se vado a destra, il tacco a sinistra e viceversa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, appoggiamo il pallone a terra e alterniamo con un braccio, con l'altro, piego una gamba, piego l'altra, piego una gamba, piego l'altra. Piego una gamba, piego l'altra, croccante la maestra Natascia. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, riprendo il pallone e ricomincio. A destra e a sinistra, altezza spalle. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, a gambe unite, su e giù, su e giù, altezza spalle con le braccia e poi giù. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, divarichiamo gambe senza toccare il pavimento, sollevando una punta e poi l'altra del piede, alternati tra di loro con il movimento a destra e a sinistra del pallone. Se vado a destra, sollevo il tacco sinistro e viceversa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, poggiamo il pallone a terra e vado con un braccio, con una gamba, la piego e stendo lateralmente. Se vado a destra col braccio sinistro, piego la gamba destra e viceversa. 8, 7, scrocca e crocca. Meno male crocca e non sciocca. Scantarisce come la linea di arte, come una scantagnola. 3, 2, stop, 1. Andiamo sul pallone, non fate passare il pallone in mezzo alle gambe, ma andate voi avanti al pallone. Seduti su di esso andiamo a molleggiare, mantenendoci in questo
Manteniamo bene a terra i piedi, una divaricazione tale che ci permetta equilibrio e soprattutto fermezza sul pallone stesso. Molleggio. Non devo alzarmi e muovermi, devo solo spingere con la testa, le spalle, le scapole contro il bacino. Inspiro ed espiro. Scusate lo spogliarello. Inspiro ed espiro. Molleggiando. Andiamo con le mani alle ginocchia e da qui a ogni sollevamento su, giù. Su, giù. Su, giù. Mi spingo in alto e poi torno giù. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop giù, 1. Andiamo a destra e a sinistra. Smorfio. Destra e sinistra. Sculettando. 5, 4, 3, 2, 1. Mani alle spalle. E inizio in fuori e cambio. Fuori e cambio. Fuori e cambio. Destra, sinistra. Destra, sinistra. Destra, sinistra. Destra, sinistra. Destra, sinistra, altezza spalle con le braccia, con i gomiti. 5, 4, 3, 2, verso l'alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop, 8. Riprendo a molleggiare sul pallone e vado a ruotare con le braccia avanti, come se dovessimo ruotare. Facciamoci questa nuotata virtuale. Questa nuotata virtuale, visto che poi le giornate si devono rovinare. Sì, così dice. Oggi provo su tutte le giornate. Cambio dietro con le braccia. Dietro. 5, 4, 3, 2, 1. Mani alle spalle. Continua a ruotare indietro, sempre continuando a molleggiare sul pallone. 5, 4, 3, 2. Insieme, avanti con le braccia. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop, avanti, 1. Chiusi i gomiti all'altezza delle spalle. Alterno. Alterno, allungando avanti le braccia. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, rimango avanti col braccio destro, disteso, sempre molleggiando, il braccio destro è disteso, il sinistro ha la mano alla spalla, piegato il gomito, andiamo a tirare e mollare, ogni qualvolta vado su, tiro, mollo, tiro, mollo, tiro, mollo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Andiamo in cambio. Mano destra alla spalla, mano sinistra avanti. Quando mi sento sicura, se non ho già vomitato prima per mantenere su e giù. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, alterno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vado verso l'alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vado
in fuori, sempre pezzi a spalle con i gomiti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, avanti verso le gambe, dando una leggera rotazione, ecco perché ho rallentato con il ritmo prima dell'esercizio. Stiamo sviluppando, ruoto, cambio, ruoto, cambio. Devo dare una leggera sterzata con la spalla sinistra verso destra e viceversa. 5, 4, 3, 2, mani intrecciate alla testa. Fate finire il molleggio che si è creato naturalmente grazie alla spinta nel pallone. Mani intrecciate alla testa. Gambe sempre in una posizione che ci debbano dare sicurezza sul pallone stesso. Finito il molleggio, andiamo a sollevare i tacchi, a chiudere i gomiti e poi a riaprirli. Chiudo i gomiti, sollevo i tacchi, riapro. Mi raccomando, le spalle devono essere giù spinte. 8, inspiro ed espiro. 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop, 1, solo la mano destra alla testa, la sinistra scende lungo i fianchi. Da qui andiamo verso sinistra col gomito destro e ritorno, giù, su, giù, su, giù, su. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Andiamo in cambio. Giù il braccio destro, su quello sinistro, giù, su. Col gomito sinistro verso destra. 8, 7, 6, 5. Tutti bloccati e strano. 4, 3, 2, stop, 1, braccio in fuori, molleggiamo, altezza spalle. Allora, l'unica che vedo muovere è Rosalba, tutte le altre sono bloccate. Sì, Rosalba, infatti sei l'unica che riesco a vedere in movimento, le altre sono tutte bloccate, quindi il nostro, la nostra linea è ok. Per gli altri, se avete difficoltà a vedermi, uscite e rientrate. Perché significa che avete problemi con la linea. Stop, andiamo a chiudere le gambe in avanti, braccia all'altezza delle spalle, piego le ginocchia maggiormente avanti e poi piego le ginocchia, vado su con le braccia, piego le ginocchia maggiormente, vado su con le braccia e poi ritorno su, ok, adesso la vedo in movimento, su e giù, ok, anche Filomena, Alessandra, Manu, vedo soltanto l'account, su e giù, su e giù, 5, 4, 3, 2, continuando con questo movimento, apro e chiudo con le braccia, apro e chiudo con le braccia, giù le spalle, chiudo le scapole indietro e poi apro le braccia, riapro le scapole e chiudo le braccia. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop, 1. Mantenendoci seduti sul fitball, gambe alla massima divaricazione, ma sempre ricercando la stabilità sul fitball stesso. Prendiamo il primo attrezzo, che è il ring. Posizioniamolo sul fitball, tutte e due le mani sulla maniglia alta. L'altra maniglia rimane sul fitball basso. Da qui andiamo a premere e a rilasciare la rotondità del cerchio stesso, senza andare né con le spalle né con i gomiti piegati.
le spalle sono aperte, distese, le braccia, scendo, risalgo, scendo, risalgo, scendo, risalgo, inspiro, espiro, braccia distese, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop, 1, solo il braccio destro, la mano destra al cerchio, su il braccio sinistro e poi giù, su il braccio sinistro e poi giù, inspiro, espiro, 10, 9, 8, premiamo contro il cerchio con il braccio destro, su in alto il sinistro, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop, 1, andiamo in cambio, premo contro il cerchio con la mano con il braccio sinistro, sollevo il braccio destro, 8, 7, 6, 5, 4, 3, cerchiamo di mantenere le braccia distese, 2, altero, prima con 1, poi con l'altro braccio, con 1, con l'altro braccio, con 1 e con l'altro braccio, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop, 1, spostiamo la maniglia bassa sul ginocchio destro. E da qui dobbiamo piegare e stendere i gomiti, chinando e risollevando il busto da destra su, a destra su. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sempre rimanendo a destra, con la mano destra sulla parte alta della maniglia. Piego il gomito, vado con il gomito alla coscia destra, su il braccio sinistro e ritorno, su il braccio sinistro e ritorno. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vado a sinistra, inizio direttamente a ritroso, e cioè il gomito sinistro che va verso la coscia sinistra, il busto che si china a sinistra, sul braccio destro e ritorno, su e giù, su e giù. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop, 1. Tutte e due le braccia insieme. Piego, stendo verso la coscia sinistra. Chino il busto, lo chino ma non lo piego. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop, 1. Lasciamo a sinistra il cerchio con la mano destra su di esso, braccio destro però che è disteso, dalla spalla alla mano. Con il braccio sinistro dobbiamo andare su e ruotare il busto a sinistra per poi tornare frontalmente al cerchio. Su e giù, una leggera strizzatura del punto vita lateralmente a sinistra. Inspiro, espiro, 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Andiamo in cambio. A destra, braccio destro, su e giù. Una leggera strizzatura a destra e giù. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop, 1. Prendiamo il cerchio da tutte e due le maniglie con tutte e due le mani. Posizioniamolo alla testa e da qui, da busto eretto, gomiti che chiudono e convergono verso l'interno, dobbiamo andare a curvare il busto, avanti e su a raddrizzarlo, avanti e su a raddrizzarlo. Dobbiamo proprio pensare di avere una forza tra i due gomiti che ci spinge verso l'esterno, noi invece dobbiamo spingere all'interno e scendiamo giù, stendo, curvo, inspiro, espiro. Non dobbiamo scendere eccessivamente, i gomiti arrivano appena appena alle cosce e poi su, non devono andare alle ginocchia. Se vanno alle ginocchia significa che chiniamo avanti il busto, invece a me serve curvo e poi su raddrizzato, curvo e su raddrizzato, su e giù. Spingiamo quando andiamo su, indietro il sedere, 8, inspiro ed espiro, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop, 1. Andiamo all'interno del cerchio. Uniamo tutte e due le mani, proprio giunte, mani giunte, effetto preghiera. I gomiti spinti verso l'interno e andiamo a destra e a sinistra, ruotando con il busto a destra e a sinistra, spingendo la testa nel cerchio indietro insieme alle spalle. Dobbiamo liberare il collo, dobbiamo sentire il lavoro sì sulle spalle, sul petto, sul dorso, no sulla colonna. Le gambe hanno una divaricazione tale che ci permette stabilità. Solo il polso destro, solo a destra frontale, solo a destra frontale, solo a destra per 10, 9, 8, 7, giù le spalle, 6, 5, 4, 3, 2, cambio, polso sinistro, solo a sinistra, giù le spalle, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop, 1. Cambio ancora, questa volta però il braccio sinistro parte frontale. La testa, il cerchio girano a destra e il braccio sinistro indietro. Fronte entrambe, in fuori il braccio sinistro, a sinistra, in fuori il gomito destro, a destra. Alta la testa, non dobbiamo guardare verso il basso. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio 1, polso sinistro all'interno del cerchio. Il cerchio deve mantenersi alto, il gomito all'altezza delle spalle, indietro le spalle, avanti il braccio destro. Quando giro a sinistra, apro il braccio destro e poi richiudo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 1, stop. Andiamo con tutte e due le mani al cerchio. Questa volta la presa è fatta in questa maniera, dall'interno verso l'esterno. Il pugno. Spero di essere stata chiara, soprattutto in visione.
Allora, andiamo con il cerchio sempre alla testa. Da qui, un po' quello che abbiamo fatto prima, però non curvando il busto, ma aumentando la divaricazione delle gambe, andando dritti giù per poi tornare su. Dritti giù. Il cerchio dobbiamo farlo arrivare quasi al pavimento. Qui il busto non si curva, ma si china. 10, 9, inspiro ed espiro, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop, 1, sfiliamo dalla testa il cerchio, lasciamolo per terra e con le spalle ruotiamo indietro. Inspiro ed espiro, inspiro ed espiro, inspiro ed espiro. Ruotiamo le spalle, portiamo le braccia indietro per aprire maggiormente il busto. 4, 3, 2, stop, 1. Andiamo giù, 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 giù dal fitball. Vi vedo nuovamente tutte bloccate tranne Rosalba e Manuela. Ok, 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 ci siamo tutte. Allora, lateralmente a destra, stando sul fianco destro, l'importante è che vi vediate voi, Io vi voglio avvisare nel caso pensiate che ci siano disturbi, insomma, sulla linea. Io così copro tutta però la mia tasca. Non ci preoccupare. Allora, mano destra sul fitball. Andiamo giù fino ad arrivare all'ascella, al fitball. In alto il braccio sinistro, in avanti distesa la gamba sinistra e poi ritorno. Ascella. Avanti la gamba sinistra, in alto il braccio sinistro. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop, 1, andiamo in cambio, fianco sinistro, partiamo con la mano sul fitball, mi allontano, mi allungo fino ad arrivare con l'ascella, in alto il braccio destro, avanti la gamba destra e poi ritorno su, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop, 1. Abbandoniamo il fitball. A me è scappata anche la mazza. Andiamo a posizionare la mazza vicino a noi e a sederci sul mattoncino. La gamba destra è piegata, alta, la gamba sinistra, ginocchio permettendo, è piegata bassa, ginocchio a terra, piede sotto, quasi oserei dire la natica, in realtà c'è avanti al mattoncino. Avanti la mazza, all'interno tra i due piedi in realtà. Da qui andiamo in alto, in alto, in alto col braccio destro e con il sinistro andiamo su e giù. Il busto si raddrizza, il busto si china in avanti. Cerchiamo di non farlo curvare, ma di farlo chinare avanti. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop,
1. Portiamo in fuori a destra la mazza, allungando però la gamba destra. Coscia destra che poggerà sul piede. Il braccio sinistro in fuori, su, altezza spalle, su e poi altezza spalle. Il braccio, la mano destra deve essere alta, alta, alta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop, 1, andiamo in cambio, mazza avanti, piego avanti, bassa la gamba destra, piego avanti, alta la gamba sinistra, in alto il braccio sinistro, quanto più in alto possibile, con il braccio destro sollevo il busto in alto, chino avanti, sollevo il busto in alto, chino avanti. Questo andare su e giù non è curvare la colonna, ma portarla leggermente avanti e se notate c'è anche una leggera curva verso sinistra. 8, inspiro ed espiro, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop, 1, andiamo in fuori con la mazza a sinistra, allunghiamo la gamba sinistra, non fate cadere in fuori il piede, sempre bello dritto, disteso il braccio sinistro in fuori, col braccio destro, su e giù, su e giù, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop, 1. Allora, un po' da pole dance, quindi dalla danza che si fa sul palo, lasciamo il palo lateralmente a sinistra e cerchiamo con tutte e due le mani di raggiungere l'estremità più alta. Immaginate di essere proprio sospesi come quando si balla veramente, non so se vi è capitato mai di vedere i video di queste fantastiche ballerine, a volte anche curvi, quindi con qualche chilo in più, che si mantengono le giadre sospese dal pavimento. 3, 2, 1. Mantenendo la posizione della gamba destra piegata avanti, della sinistra distesa avanti, andiamo a destra. In alto un braccio. In alto l'altro. Anche qui la testa è in mezzo alle braccia, immaginatevi sospese dal pavimento, ma appese alla mazza. Mantenendo la posizione, allungo la gamba destra, piego la sinistra. Mantenetevi alte e distese nella mazza. 4, 3, 2, 1. Andiamo in cambio. A sinistra, su, su, distese le braccia, giù le spalle, 4, 3, 2, 1, pieghiamo tutte e due le gambe e incrociamole lasciando giù cadere le spalle, sempre sedute sul mattoncino, motivo X, non riesco proprio a tenere le gambe piegate, non riesco proprio a stare seduta così in basso sul mattoncino, posso sostituire il mattoncino o da una sedia o dallo sgabello. Massima apertura delle braccia alla lunghezza della mazza. Da qui dobbiamo andare in alto, proprio alto fin dove ci permette le braccia di andare alla testa e poi giù. Dipende molto sia dall'apertura delle braccia che dalla lunghezza della mazza. Su e giù. Non fate in modo di sollevare le spalle e poi le braccia. Giù le spalle, in alto le braccia e poi giù. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, 10, 9, 8, 7, 6,
3, 2, su alla testa, gomiti piegati, mani che spingono contro la mazza. Da qui andiamo giù, 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 senza curvare la colonna, ma chinandola in avanti, senza sollevarsi dal mattoncino, fin dove riusciamo. E poi su, sempre sedute sul mattoncino, giù le spalle, espiro, inspiro, giù le spalle, mani che spingono al bastone, su, inspiro, espiro, ancora uno, stop, andiamo giù, 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 afferriamo la mazza da dietro verso avanti con la chiusura dei pugni, sollevo altezza spalle dietro o comunque fin dove mi permette il bastone di andare e poi giù. Cercate di non sollevare le spalle, a me interessano le braccia al massimo all'altezza delle spalle, anche se siete in grado di andare più in alto, fermatevi alle spalle e poi giù, senza sollevare queste ultime. 10, giù le spalle, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop, 1. Andiamo all'altezza delle spalle con la mazza. Andiamo avanti con i gomiti, con le mani, manteniamo la mazza stessa. Fermando le scapole con la mazza, spingendo le spalle contro la mazza, andiamo a destra e a sinistra. Giù le spalle, 5, 4, 3, 2, stop, 1. Andiamo su un lato e poi sull'altro. Cercate di raggiungere il pavimento, naturalmente se siete seduti così in basso sul mattoncino. Se siete sulla sedia, cercate di arrivare all'altezza del bacino con l'estremità del bastone. Non cadiamo avanti, il seno deve essere alto e distante dalla pancia. 5, 4, 3, 2, stop, 1, allunghiamo indietro e questa volta vi chiedo di superare se possibile la testa, passare avanti la mazza per poi farla tornare indietro. Avremo una rotazione della spalla, del polso, inspiro e apro la gabbia toracica frontalmente, inspiro, la chiudo avanti e la apro indietro, apro e chiudo, apro e chiudo ancora, ancora 5, 4, 3, 2, stop, lasciamo il bastone, andiamo a terra andando a posizionare il mattoncino sotto ai glutei, a terra i piedi, indietro le braccia, allunghiamo le braccia sul dorso con le mani. In alto le gambe, spingiamo dondolando con le gambe avanti e indietro, avanti e indietro, inspiro ed espiro, inspiro ed espiro, inspiro
ed estiro la punta dei piedi, mantenetela allungata come se riuscisse a toccare il soffitto. 5, 4, 3, 2, stop, 1. Braccia in fuori, pieghiamo le ginocchia e andiamo con una gamba, ritorno, con l'altra avanti, ritorno, con una gamba, ritorno, con l'altra e ritorno, giù, su, avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, senza toccare il pavimento, sospese dal pavimento con le gambe, 5, 4, 3, 2, stop, 1, poggiamo a terra le gambe e spostiamo il mattoncino all'altezza dei lombari, facendo cadere avanti a terra i glutei, quindi la colonna si inarca. Se dovessimo avere fastidio alla testa potete metterci o le mani o, se avete vicino il cuscino balance, mettete il cuscino balance o qualsiasi sostegno, può essere anche un asciugamano rotolato e messo sotto la testa. Per chi non dovesse avere fastidi, la testa a terra, le braccia in fuori, su e giù con il bacino che va all'altezza del mattoncino. Questo esercizio, se notate, con il cuscino, con il pallone, con il fitball, con il cilindro, da un po' che non usiamo, lo presento quasi a tutte le lezioni. È un esercizio che io faccio spesso, a volte, anche quando mi alzo, al bordo del letto, perché mi alletta la tensione proprio addomino lombare. Spero che abbia lo stesso buon risultato anche su di voi. Su e giù, continuando per questo esercizio, andiamo ad incrociare le gambe e a divaricare le ginocchia. Incrocio le gambe, divarico le ginocchia, il sedere è sempre a terra, il sedere è sempre a terra, le braccia sono in fuori all'altezza delle spalle. Rilasso per quello che ci si può rilassare in questa posizione. 3, 2, 1. Sempre in questa posizione unisco le piante dei piedi. Unisco le piante dei piedi, mantengo per 5, 4, 3, 2, 1. Distanzio un po' i piedi tra di loro. Appoggio le piante dei piedi a terra, vado su col bacino unendo le ginocchia, poi divarico le ginocchia, appoggio a terra il sedere, risollevo le ginocchia spingendo con i lombari contro il mattoncino, su il sedere e poi giù, fuori l'aria, dentro, su il bacino, fuori, in dentro, spingete contro il mattoncino, inspiro, espiro, inspiro, espiro, ancora, giù, 3, 2, stop, 1, sfiliamo il mattoncino da sotto ai lombari, allunghiamo le gambe in avanti, su con la testa, ciao Ale, gomiti forza, ciao, auguri anche a voi, ciao, ciao. Su con il busto e prendiamo il cerchio. Cerchio che va ai piedi, entrambi i piedi e a entrambe le mani. Pieghiamo le ginocchia, arrotondiamo la colonna, dobbiamo cadere talmente tanto indietro che se riusciamo dobbiamo andare a appoggiare le punte dei piedi al pavimento dietro di noi. Su. E poi in alto, giù le spalle,
sulla testa. Arrotondo e srotolo la schiena, allungo le gambe. In alto e indietro. Giù. Srotolo la schiena, spingo contro il cerchio le gambe. Sì. Come fanno i bambini, perdiamo quella elasticità effettivamente che abbiamo da bambini, cerchiamo di recuperarla almeno il 3%. Su e giù, in alto, dietro e poi giù, in alto, dietro. Facciamolo ancora almeno 3 volte. 1. Fuori l'aria. 2. 3 per l'ultimo. Su. Lasciamo il cerchio frontalmente a noi. Ma ora dobbiamo andare pancia in giù. E fare un po' il contrario di quello che abbiamo fatto sino adesso. Quindi, vieni qua. Ah, se no non si vede la tasca mia. Allora, avanti il cerchio. Con il braccio destro su di esso, giù, 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 giù la testa, posizionandola sulla mano sinistra. Quindi ripeto, la mano destra in alto al cerchio. Il cerchio è distante da noi, punto basta per mantenere il braccio destro disteso. Giù, 3, 2, 1. Pieghiamo le gambe. Ritiriamo il braccio sinistro sotto il seno, sotto la spalla, a sinistra. Andiamo avanti e indietro con la testa, solo prima con la testa. Solo con la testa, indietro, guardiamo verso il cerchio e poi verso il pavimento. 1, 2, 3, 4, 5. Spingete i piedi al soffitto. 7, stop, 8, andiamo su con la mano sinistra, ritiro il braccio destro, su e giù solo con il capo, su e giù, alti i piedi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop, 8, tutte e due le mani sul cerchio, giù le gambe. Allora, spingiamo contro il cerchio con le braccia, solleviamo il busto e poi torniamo giù con la testa in mezzo alle braccia. Ripeto, spingo contro il cerchio, mi sollevo con la testa e con il busto e poi giù, in fuori l'aria, su, giù, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop, 1, lasciamo il cerchio. Posizione Superman, quindi le braccia in avanti, le gambe indietro, insieme sollevo gambe e braccia e busto, guardando sempre al pavimento. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop, 1. Le mani sotto le spalle. Chiudiamo gambe sul dorso con i piedi, mi sollevo con la testa, guardo avanti, mi sollevo sulle braccia, giù le spalle, ginocchia, andiamo indietro, sino a sederci sui talloni. Spinta delle ginocchia verso l'alto, spinta del bacino, busto, braccia in alto. Abbiamo finito,
buon fine settimana, ci rivediamo naturalmente settimana prossima.